Ecco ragazzi, qui siamo alla festa della ratura a Castel Bolognese, organizzata dal MADI, che è il club romagnolo dal 1992 Macchine Agricole di Ieri, clubmadi.it. Sentite già il battito del motore dei trattori d'epoca. Che spettacolo, festa della ratura. Cosa abbiamo là? Adesso andiamo a vedere. Quella mi sembra che sia una Fiat 55 o 60. E anche dietro è sempre un'altra Fiat 55. Quelle erano le 55, o le 60 o le 70. Adesso guardiamo qui cosa c'è. Uno spettacolo di trattore restaurato, che è uno spettacolo. Questa è una Fiat 70R a ruote, tutta restaurata, bellissima. Trattore Fiat 70R. Arato, aratro sul sollevatore. Guardate com'è restaurata bene. È una macchina, un trattore Fiat. Anche dopo, pur che abbia 60 anni, guardate un po', mi sa che vado giù i suoi 40-50 centimetri buoni. Che spettacolo! È bello partecipare e guardare queste feste della ratura, specialmente qui in Romagna, che la Romagna ha una delle agricolture più fiorenti e moderne d'Italia. Beh, che roba, beh, che roba, beh, che roba, che spettacolo. Adesso si rifà da capo, perché essendo un monovometre si deve rifare da capo. Dopo non andate via, non addormentatevi nel video, perché dopo andiamo a vedere gli altri trattori d'epoca del club MADI e degli iscritti, degli associati al club, che sono in esposizione. Guardiamo tutta la collezione di questi meravigliosi trattori d'epoca, che come agricoltura hanno fatto l'agricoltura italiana. Intanto che arriva la Fiat 70 ruote, ci diamo un'altra bella guardata alle due Fiat o 55. Adesso io provo a farlo zoom, vediamo se si vede. Invece lì hanno gli aratri trainati, perché evidentemente non hanno il sollevatore. Adesso qui sta arrivando. E quando sentite così un rombo,
così un battito del motore vuol dire che è un motore, un ottimo motore, che quella 70 lì avrà già i suoi 50 anni buoni, se non di più, e guardate come performa bene nell'aratura. Che spettacolo! Mo che roba! Vabbè, che roba! Che potenza! Che potenza! Adesso si rifà, perché lì c'è il palo del telefono. Che rombo! Motori Fiat, trattori Fiat degli anni 50, 60, 70, 80, motori indistruttibili, e lì c'è tutta meccanica quasi indistruttibile, perché allora si dice che quei trattori venivano progettati, dimensionati, calcolati al doppio degli sforzi, perché ovviamente si tiravano nel collo, specialmente contro terzisti, sapevano che gli agricoltori, guarda che roba, ma pensa a te. E allora, sapendo che gli agricoltori ci tiravano nel collo ed erano un po' sgrezzi, le facevano dimensionate quasi al doppio dei calcoli meccanici, delle trazioni, delle pulegge, degli ingranaggi. Hai capito? E adesso si rifà da capo. Marcia lunga e si ritorna all'inizio della rata, del solco, all'inizio del solco. Senti che profumino di nafta, che spettacolo! Tanto andiamo a vedere qua. Allora, ricordatevi che a fine video andiamo a vedere la mostra dei trattori d'epoca del club Madi, degli associati Madi. Una bellissima manifestazione qui a Castel Bolognese, organizzata dal club Madi, macchine agricole, club romagnolo, clubmadi.it. Chi ha dei trattori antichi, dei trattori d'epoca, contattateli se volete iscrivervi, perché dopo potete chiedere informazioni sull'iscrizione, su come iscrivere i trattori, per avere, sapere informazioni sui ricambi, interagire col club. Adesso andiamo a vedere quali sono queste trattrici a cingoli. Mi sa che questo murello qui l'hanno finito, no? È in trazione. Festa dell'aratura coi trattori d'epoca. Senti mo come batte bene anche quella Fiat lì. Vemo che roba. Che spettacolo!
Qui siamo in un campo parallelo alla via Emilia. Vedete, chi lo riconosce? Chi lo riconosce? Vedete, là c'è la via Emilia. Beh, ma che roba, che spettacolo! Trattori che hanno già 60 anni cantano ancora come essere nuovi, avevano delle meccaniche, non dico indistruttibili, ma poco ci manca. Adesso si rifanno da capo. E quello che cos'è? Cos'è quello lì? Chi lo riconosce? Sì, è un'altra Fiat. Ma che Fiat è quella lì? È un testa calda. Sentite come batte? È un testa calda. Ecco che si incrociano. Uno ara, intanto l'altro torna indietro. Senti come batte? Va mosso e va giù, quello cosa ha fatto? Va a regolare la profondità? Madonna, se vanno giù, quello va giù 40-50 centimetri, quasi mezzo metro, Più si ara a fondo, più si muove la terra, più il grano lavora in profondità e cresce bello, alto, vigoroso. Eccolo qua, un'altra. Dopo magari, quando hanno finito, siamo finito il murello, questo è un bel aratro, cos'è, un Mattioli? Vamo se va giù. Non si vede neanche l'aratro ormai. Che spettacolo! A quel tempo, negli anni 60, chi aveva un trattore così, gli dava una resa. Sia per la propria azienda agricola, sia che sicuramente faceva anche del conto terzi, dava una resa che, ragazzi, avere un trattore così negli anni 60 era qualcosa, sì. Adesso io tiro lo zoom. Qui col quadrantino non si vede, dopo nel video vediamo che cos'è il trattore, se era una 55, una 60 o una 70 cavalli. E si pensi che trattori così pesavano dell'ordine dei 50 quintali, vuol dire che... Eccolo qua! Questa qui, a vederla bene... Senti come batte? Senti come batte? È un testa calda. Senti che spettacolo.
Senti mo, che spettacolo! Come batte bene! Vede, adesso sta ritornando indietro, si porta a capo del solco per rifare un'altra aratura. Adesso ecco anche quello, anche l'altro. Se fossero dei bivometri, uno può fare un'andata a rando, il ritorno a rando, perché giri col volto orecchio, giri l'orecchio. Ecco che adesso è in trazione. Andiamo a vedere la 70 a cingoli, qui c'hanno anche i vivai, questi fanno anche delle coltivazioni di ortaggi, pomodori, insalate, fragoloni, prematicce, così sotto le serre ci sono anche termoregolate, dopo avere la frutta, la verdura 2 settimane prima, 1 mese prima, vuol dire ragazzi, ecco che sta arrivando. La mossa va giù. Che spettacolo. Guardate come è stato restaurato bene in tutte le sue parti, sembra essere uscito dalla Fiat da poco. Guardate la pompa della nafta. Che roba! Ricordatevi che dopo facciamo il video dei trattori d'epoca che sono là parcheggiati. Adesso si rifà da capo. Intanto allora che si rifà da capo, a inizio solo, che spettacolo, che macchina, sembra nuova, tutta restaurata, è uno spettacolo della meccanica. Guarda come cannona, guarda che cannonate, mo se va.
Ecco, allora facciamo una cosa, intanto che si rifà da capo, andiamo a vedere i trattori d'epoca, che sono tutti parcheggiati, cosa c'è di bello. Lì ci sono le serre. Lì c'è la signora che guarda il cellulare. Guarda, ma che bella fila di trattori d'epoca. Club Madi, Nullfield Universal, questa è una 60, anche qui c'è il sollevatore con l'aratrino, anche questo, se uno ci va a terra, i suoi bei 40 centimetri, quasi mezzo metro, li fa. Che spettacolo! Qui invece abbiamo marca Testoni e Martelli,